Ciao dorati amici, bentornati in un nuovo video di pulizie. So che questa tipologia vi piace tantissimo perché puliamo insieme e ci motiviamo a vicenda. Nel video vi darò tanti consigli di pulizie e userò anche dei nuovi prodotti. Però è una splendida giornata e io mi rifiuto di stare ore e ore a pulire. Quindi metterò in pratica la mia lista di emergenza di pulizie veloci, che è più breve rispetto alla lista di pulizie ordinaria. Però è comunque efficace, perché andrò a pulire delle zone strategiche. Create anche voi la vostra lista di emergenza. Decidete stanza per stanza quali sono le cose assolutamente da pulire e la metterete in pratica in quei momenti in cui non avrete tanto tempo da dedicare alle pulizie oppure non avrete voglia. Sarà veramente comoda. Prima di iniziare le pulizie, però, un caffè, vi prego. Buonissimo. Nel frattempo che aspetto che la caffeina faccia il suo effetto, andrò a creare il mio planning del menu settimanale, che mi aiuta a sapere esattamente che cosa andrò a mangiare ogni giorno della settimana. È un sistema che ho creato nel corso degli anni e funziona molto bene per la mia famiglia e secondo me funzionerà molto bene anche per molti di voi. Però adesso non ve lo posso far vedere perché sarebbe un video eccessivamente lungo. Però scrivetemelo nei commenti e farò un video dedicato a questo. Andiamo! Prima di iniziare la pulizia, avvio una lavatrice. Userò il detersivo della Dual Power al muschio bianco, ammorbidente della stessa profumazione, perché li voglio finire al più presto. Li sto usando ormai da diverse settimane e non mi piacciono per niente. Mi è capitato un paio di volte addirittura di dover rilavare il bucato. Io faccio una lavatrice quotidiana con programmi brevi a bassa temperatura e purtroppo questo detersivo non riesce a lavare bene. Direi proprio che non è stato un buon acquisto. Inizierò le mie pulizie dalle due camere, il primo step è riordinare. Tolgo le lenzuola dal letto e le infilo in una delle due federe. Rimettere le lenzuola pulite per me è l'ultima cosa per evitare di farci cadere sopra sporcizia durante le pulizie o sporcarle con schizzi di detergente. Molti di voi preferiscono rimetterle prima perché hanno la sensazione che questo possa ricreare la polvere sulle superfici. Secondo me vanno bene entrambi i metodi, dipende da come uno si trova meglio. Come primo prodotto di pulizia userò il detergente vetri della Dual Power. Anche questo ha ottenuto il riconoscimento di prodotto dell'anno. Come detergente vetri è molto efficace, rimane ben aggrappato, senza colare, toglie subito ogni traccia di sporco grasso e di calcare con una passata senza fatica. Quello che non mi piace è che nell'etichetta c'è scritto che va bene anche per lo spolvero, però, siccome contiene ammoniaca, secondo me sarebbe troppo aggressivo. Ed è estremamente alcalino come risulta dalla cartina tornasole. Però lo possiamo utilizzare per togliere delle piccole macchie dal laminato ed è ottimo perché non lascia aloni. Spolvero ora solo le superfici orizzontali perché è una pulizia veloce. Per spolverare userò solo un panno in microfibra che, come ho già detto, non ha bisogno di detergenti per intrappolare la polvere. Passo ora alla spolveratura del PC e della scrivania bianca. E come dicevo prima, per cancellare alcune macchie, uso il panno in cotone col detergente vetri. Mentre per pulire il mouse bianco opaco, macchiato con truco o altro sporco, non c'è migliore detergente della spugna di melamina. È l'unico prodotto che lo riporta al bianco originale. Passo ora all'aspirapolvere. Lavora il pavimento con il detersivo Dual Power al profumo di mela verde.
Il detergente è molto valido, il profumo è piacevole, l'acqua del secchio è abbastanza sporca e questo mi fa pensare che ha tolto bene la sporcizia. C'è una buona qualità prezzo. Anche qui tolgo le lenzuola e le infilo in una delle due federe da lavare. Laverò solo le lenzuola sopra e sotto le due federe, il copripiumino lo lascio. Spesso mi dite, ma perché usi il lenzuolo di sopra? Non c'è bisogno. Per questo motivo, perché non cambio il sacco del piumino tutte le settimane. Per me è molto più comodo non doverlo stirare in continuazione, perché io non stiro le lenzuola, però solo le federe e il copripiumino. Ora che ho tolto le lenzuola, spolvero la struttura del letto. I comodini, sempre con un panno in microfibra blu, che in base al codice colore uso per i mobili. Spostandomi verso destra, trovo la finestra. Anche qui una veloce passata. Il settimanale, e sì, si può dire anche settimanale, non solo settimino. Il secondo settimanale, iniziando dal televisore. Passo sul pavimento l'aspirapolvere, la mia amata Dyson, e la passo facilmente anche sotto il letto. E lavo usando lo stesso detergente di prima, l'acqua però del secchio l'ho cambiata. Scendendo al piano di sotto faccio anche le scale, che con l'aspirapolvere senza filo è un gioco da ragazzi. Riordino veloce, raccolgo le cose che vanno rimesse a posto. I giochini da terra. Il televisore è solo con un panno microfibra, se ci sono delle macchie per toglierle lo inumidisco con acqua e lo passo con movimenti leggeri circolari e poi lo asciugo subito. Inizio la pulizia anche qui seguendo un ordine da sinistra verso destra e dall'alto verso il basso. Questo mi aiuterà a non dimenticare niente lungo strada. Anche qui spolvero solo le superfici orizzontali. Anche qui una veloce pulita ai vetri, sempre col detergente Dual Power e panni in cotone a nido d'ape, che sono i migliori per la pulizia dei vetri e specchi. Non andrò a sostituire il copripiumino, ma lo spolvero con l'aspirapolvere. E poi sistemo i cuscini rivoltandoli al contrario. Ora spolvero la credenza. Sgomberò il tavolo togliendo il centro tavola e le tovagliette che scuoto direttamente sul tavolo e lo pulisco con un panno in spugna umido. Essendo in legno lo asciugo subito bene. Passo l'aspirapolvere. Per il soggiorno nella cucina userò sempre il detergente Dual Power, però con un'altra profumazione agli agrumi, per il resto ha le stesse caratteristiche. Per la lavastoviglie userò il detergente Dual Power, che è ottimo. Ne posso usare anche una piccola quantità ed è veramente efficace perché le stoviglie escono pulite e brillanti. Inoltre il gel è abbastanza denso e questo mi permette anche di programmare la lavastoviglie. Per lavare i piatti userò il detergente concentrato Dual Power, che è abbastanza buono, pulisce bene ed è comoda sicuramente la confezione con dispenser che io tengo nel mobile sotto il lavello perché è piuttosto grande e ingombrante. Non è delicatissimo sulle mani, io sono abituata al Winnis che si può usare tranquillamente senza guanti, invece dopo aver usato questo sento comunque la pelle un po' tirare.
Avendo poco spazio, tengo nello scolapiatti il panno che uso per scolare le pentole bagnate, però essendo microfibra si asciuga molto velocemente, quindi lo posso ripiegare subito dopo l'uso e conservare nello scolapiatti. Seguendo anche qui la direzione dall'alto verso il basso, spolvero la mensola con un panno in spugna umido, l'esterno del microonde e il ripiano su cui appoggiato. Per pulire il paraschizzi e il piano cottura utilizzerò lo sgrassatore Dual Power alla lavanda, che qui l'etichetta è fatta veramente bene perché mi dice che è concentrato e alcalino. E infatti non ho sorprese utilizzando la cartina tornasole. I detergenti alcalini sono ottimi per il grasso e lo sporco organico, ma anche per tutto quello sporco derivato da smog. Infatti tolgono perfettamente il nero che si crea sulle tapparelle, sulla carrozzeria e sui cerchioni dell'auto. Anche qui ottima qualità prezzo, mi piace la profumazione ed è molto efficace. Finisco di pulire il top semplicemente con un panno umido. Il lavandino lo pulisco con un po' di detergente piatti. Quando volete fargli una pulizia approfondita, farlo tornare su antichi splendori, usate detergente fai da te che mostro nel link del video in alto a destra. Passo l'aspirapolvere. E lavo. Passo ora alla pulizia dei bagni. Inizio con quello di sopra. Verso il prodotto nel WC, questo è Winnie's ecologico alla lavanda. Ve lo consiglio perché ha un profumo meraviglioso e si risciacqua molto bene. Spruzzo un detergente all'interno del lavandino e del bidet così avranno il tempo di agire. Inizio con la pulizia della doccia. Non spruzzerò però qui nessun detergente perché utilizzerò questo nuovo panno anticalcare della Pippo che all'interno della trama è microfibra dei fili metallici fatto apposta per togliere il calcare senza l'uso di detergenti, così dice l'etichetta. Sono molto curiosa di vedere se funziona. Ok, posso dire tranquillamente che non serve assolutamente a niente. Pulisce come una normalissima spugna ruvida, niente di più. Neanche a paragone col risultato che avevo ottenuto con il Biomex. Pulisco ora lo specchio col detergente vetri. Pulisco il ripiano, il rubinetto e l'interno del lavandino con un panno in spugna giallo. Ora passo al WC, strofino lo scopino all'interno e risciacquo. Utilizzo per la pulizia veloce lo Scottex specifico che è anche questo prodotto dell'anno. Devo dire che è ottimo, i fogli sono grandi, spessi, resistenti. Volendo potrei anche risciacquarli, strizzarli e riutilizzarli perché non si romperebbero. Spruzzo il detergente e procedo come sempre dall'esterno all'interno. E faccio altrettanto per il bidet. Passo l'aspirapolvere e lavo con il moccio. Finisco la pulizia del bagno di giù, che è velocissima perché ha solo due elementi, verso il prodotto nel WC e spruzzo il lavandino e lascio agire. Nel frattempo pulisco lo specchio. Uno dei motivi per cui è meglio lavare il bagno per ultimo come stanza della casa è per non riutilizzare lo straccio per lavare in terra anche nelle altre stanze. Inoltre, un elemento fondamentale per le pulizie è l'acqua, quindi si ha un bisogno continuo di utilizzare il bagno anche per scaricare, ricaricare il secchio, risciacquare i panni, eccetera. Bene, il video è finito, spero di non avervi annoiato troppo, di comunque avervi dato delle utili informazioni. Noi ci vediamo presto al prossimo video e come sempre un bacio e buone pulizie!